Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a Zagabria. Zagabria dove ieri si sono concluse le gare del campionato europeo di pattinaggio di figura, mentre oggi andremo a seguire insieme in diretta il Gran Gala, il Gala che ovviamente dà spazio a tutte le emozioni, dà spazio a tutta la voglia dei pattinatori oramai di divertirsi sul ghiaccio, perché questo è per loro dopo giornate di tensione, dopo giornate ovviamente dove la gara è stata stressante, perché veramente il livello poi di questo europeo è stato altissimo, un europeo straordinario veramente. L'Italia ha ottenuto dei risultati incredibili che ho avuto il piacere di commentare in compagnia della nostra Franca Bianconi. Buon pomeriggio Franca. Buon pomeriggio Arianna e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Mentre intanto vediamo ovviamente l'introduzione del Gala, io volevo proprio subito dire con Franca, questo europeo possiamo dire che noi ce lo immaginavamo così, l'avremmo voluto così, ma veramente è uno di quei casi in cui la realtà ha superato il sogno e l'immaginazione, perché l'Italia in questo campionato europeo ha conquistato la medaglia d'oro con Carolina Kostner, la nostra regina d'Europa si è confermata ancora una volta regina europea, ovviamente, perché aveva già vinto questo titolo l'anno scorso a Sheffield e l'aveva già vinto in realtà altre 4 volte, e quindi per la quinta volta è lei la migliore d'Europa. Ma poi abbiamo avuto delle medaglie importantissime, la medaglia di bronzo di Anna Capellini e Luca Lanotte, che veramente è stata difficile perché Anna Capellini e Luca Lanotte erano, possiamo dire, stritolati tra le coppie russe, e poi la fantastica medaglia, io dico fantastica perché è stata forse quella che abbiamo più sofferto delle coppie d'artistico, perché l'aspettavamo dal 1930, non era mai successo per l'Italia di salire sul podio, e i tuoi ragazzi Stefania Berton e Ondra Otek ci sono riusciti. E per chiudere voglio ricordare un altro posto importantissimo, scintillante, poi naturalmente ricorderemo anche i piazzamenti buoni delle coppie di danza, della coppia dell'artistico, le altre due coppie che hanno gareggiato, invece purtroppo per i nostri ragazzi non è andata bene. Il quarto posto di Valentina Markey. Valentina Markey, terza dopo lo short program, davvero ci ha creduto fino in fondo, ha lottato per poterlo ottenere, ma ieri c'era la russa Elisaveta Tutamisheva che è sembrata veramente stratosferica. Frank. Sì, hai detto bene, giustamente è stato un campionato d'Europa intenso, intensissimo di emozioni, di sorprese. Se due di queste medaglie, quella di Carolina e quella di Capellini la notte, erano, non dico attese e annunciate, ma comunque in qualche modo si aspettavano, ecco, si aspettava con diciamo una certa dose di fiducia già in partenza. Per invece per Stefania Ondrej c'era una flebile speranza coltivata, ma ovviamente era tutta da giocarsi ed era molto difficile pensare di riuscire ad arrivarci. E già dopo il terzo posto del corto eravamo al settimo cielo, mantenerlo col libero, portare a casa questa medaglia storica è stato un'opera d'arte, una piccola opera d'arte. E Carolina eccezionale, Cappellini a notte eccezionale, e anche Valentina, devo dire, straordinaria difesa al massimo. Anche gli altri atleti nostri in gara bravissimi, comunque, a partire dall'altra coppia di danza, certo, Fabri, anche l'altra coppia d'artistico molto ben figurato, Guarise della Monica. Non è andata così bene per la terza donna, per Roberta Rodeghiero, che non è riuscita a conquistare la finale per un soffio, e non è andata bene per nulla per i due uomini che hanno proprio incontrato la loro giornata sfortunata, non hanno reso per niente, neanche già la gara degli uomini è una gara veramente difficilissima, ma loro sanno rendere ben meglio di quello che hanno reso qui veramente hanno reso al 20% di quello che sanno fare, insomma, e quindi quella gara in particolare non è l'unica che non ci ha dato soddisfazione.
Assolutamente no, allora il medagliere dell'Italia comunque è cresciuto a questo punto, 8 oro, 9 argenti e 8 medaglie di bronzo, 25 totale delle medaglie che l'Italia porta all'Europeo, e ovviamente questo è un grandissimo orgoglio. Ovvio che mancava appunto la medaglia nell'artistico, abbiamo riempito il medagliere, nella danza non era mai stata conquistata la medaglia di bronzo perché avevamo vinto l'oro a Bratislava nel 2001 con Barbara Fugarpoli e Maurizio Margaglio, avevamo vinto 4 argenti nel 2010-2009 ad Helsinki con Federica Fagliola e Massimo Scali, nel 2002 a Losanna con Fugarpoli e Marcaglio che avevano già vinto nel 2000 a Vienna. E per quanto riguarda le donne, devo dire il medagliere era iniziato a riempirsi già nel 1971 per poi arrivare alla grande epoca di Carolina, possiamo chiamarla così, l'epoca di Carolina Costa, perché è iniziata nel 2006 con la medaglia di bronzo a Lione, poi l'oro di Varsavia, l'oro a Zagabria, di nuovo perché nel 2008 qui Carolina vinse, nel 2009 ad Helsinki l'argento, nel 2010 l'oro a Tallinn, nel 2011 l'argento a Berna, nel 2012 l'oro a Sheffield e poi ieri questo veramente straordinario risultato di Carolina. Intanto questa opening, ecco, vedete, mostra le vecchie e nuove campionesse di Zagabria, proprio perché alla sinistra del teleschermo Sandra Dubravčić, che fu seconda ai campionati d'Europa 80-81 quando ancora era Jugoslavia, ed è stata veramente per la Jugoslavia una campionessa fortissima nel pattinaggio, e adesso è la responsabile medica dell'ISU, per cui ogni volta che noi siamo là sotto la incrociamo a tutti i campionati, e vederla adesso fare l'opening mi fa veramente sorridere, insieme a Mirna Libric, che invece è la loro pattinatrice di punta del momento, che era dispiaciutissima perché non si era riuscita a qualificare per la fase finale. E poi tutte le loro giovani promesse, tante pattinatrici. Ed è veramente entusiasmante vedere poi sfilare tutte le bandiere dei 34 paesi appartenenti all'ISU che hanno preso parte a questo campionato europeo, 148 i pattinatori, e devo dire abbiamo visto tanti atleti che si confermano come appunto la nostra Carolina e tante giovani promesse che veramente, come le due bambine prodigio che erano proprio sul podio con Carolina, la Sotnikova e la Pipanisheva. Ed ora per subito l'inizio per proprio una pattinatrice del posto, una pattinatrice che è stata invitata, giovanissima, Anna Cilajnovic, difficilissimo, che ci fa? Chris. Oppa là. Ma il pubblico della Dom Sport va, sta qui che la sorregge. Pensa che emozioni per queste bambine che sono abituate a gare dove forse ci sono 20 spettatori quando ce ne sono tanti. E in più brava. E in più con le luci spente, tutto al buio. E non è facile per niente. Ecco, vedi, da qui si può capire quando io dico che ci vogliono almeno 10 anni per fare un atleta, perché guarda, questa bambina a occhio croce avrà 9-10 anni, penso. Io, sì, piccolissima. Esatto, e fai conto che per pattinare così pattinerà almeno già da 3 anni. E per arrivare a fare qualche cosa in campo internazionale almeno dovranno essercene altri 8, 7, 8. Per cui la carriera è lunga, lunghissima. In questi 7-8 anni questi bambini pattinano tutti i giorni, 6 giorni alla settimana,
possibilmente 2-3 ore di attività al giorno, magari 2 ore in pista e 1 ora di ginnastica, balletto, stretching e attività fuori pista, quindi è una di quelle discipline difficili, veramente difficili. Veramente sentendo parlare gli atleti, vedendoli allenarsi, veramente sono ore e ore di sacrifici, spostamenti, spese da sostenere. Abbiamo raccontato appunto anche la storia di un pattinatore della Gran Bretagna che per poter sostenere la spesa proprio di venire qui ha addirittura chiesto a un giornale di pubblicare una sorta di appello per poter essere aiutato, perché veramente è molto costoso in questo senso, no? tanti spostamenti, le ore di ghiaccio, ma non è facile. Sì, decisamente il ghiaccio di per sé è proprio un costo, perché ci vuole tantissima energia elettrica per mantenere vivo il ghiaccio e quindi è già un costo di per sé. Ed eccola la pattinatrice ovviamente del posto di Zagabria, Birna Libric, dispiaciutissima perché non ha potuto partecipare al Libri. E gli applausi della Dom Sportoval sono per Mirna Libric. Ovviamente c'è sempre una grande emozione per gli atleti di casa. Tra l'altro lei era proprio l'unica atleta croata in gara. Insomma, c'erano tante aspettative su di lei. Forse anche questo ha un po' giocato, no? Nella sua prova nello short. Eh sì, poi pattinare davanti al pubblico di casa ha due possibilità. O ti esalta e allora pattini al meglio, o ti mette pressione addosso, ti intimorisce e allora pattini al peggio, veramente. Poverina, è successo così. E sul ghiaccio invece ci sono due pattinatori che l'anno scorso a Sheffield hanno davvero dato il meglio. Penny Coombs e Nicholas Buckland sono i pattinatori della Gran Bretagna di Nottingham che hanno ottenuto una quinta posizione nella danza.
scatenati Penny Kunz e Nicholas Backlund. Tra l'altro loro hanno fatto davvero anche un bel libero recuperando una posizione dallo short, ma mi rimarrà però veramente impressa la loro prestazione l'anno scorso a Sheffield, come dice Franca. Poi quando sei a casa o c'è la tensione o veramente dai tutto, e loro mi ricordo proprio a Sheffield, tra l'altro con una come posso dire una tradizione importante anche loro, no, che portano sulle spalle per la Gran Bretagna per quanto riguarda la danza. Franca, sì, senz'altro devo dire che quest'anno hanno fatto molto bene qui, finalmente dopo una stagione di Grand Prix non inizia fatto benissimo, hanno sempre avuto problemi nelle prime gare della stagione e adesso finalmente li abbiamo visti arrivare qua in piena forma con i liberi collaudati, sistemati, aggiustati nelle parti che non funzionavano e pieno riconoscimento del mondo. Per questo quando noi seguiamo il Gran Prix lo diciamo sempre, sono un po' work in progress i programmi e tante cose poi vengono anche cambiate in vista delle gare ufficiali, proprio perché ci sono i primi test con i giudici. E qui abbiamo una Yuki Kawaguchi veramente con una versione tutta particolare rispetto a come ne siamo abituati a vederla. Yuko Kawaguchi e Alexander Smirnov, quinti nelle coppie d'artistico. Cats! Thank you.
Davvero particolare la scelta fatta da Yuko Kawaguchi e Alexander Smirnov, perché sicuramente in gara siamo sempre abituati a vederli con dei pezzi molto classici, molto lei è sempre così romantica, così soft, invece qui hanno voluto anche un po' scherzare sul pezzo del musical Cats. Ecco, anche di loro ci sono stati dei programmi meravigliosi che ricorderò sempre, ma l'atmosfera che crearono, non so se ti ricordi, Franca, con il Clair de Lune. Ti ricordi? Era bellissimo il loro programma. Sì, sì, alcuni veramente bene, altri non azzeccati come programmi, per cui hanno avuto un po' di alti e bassi. Non è facile costruire un programma per questa coppia, ci vuole qualche cosa di particolare. Intanto noi siamo, mentre seguiamo ovviamente Peter Liebers con Franca Bianconi, vogliamo fare anche un po' il resoconto di quanto sta succedendo nei campionati statunitensi, perché ovviamente nella danza non hanno avuto problemi, hanno stravinto Meryl Davis e Charlie White. Per le donne ha vinto la Wagner, e seconda, ieri ci chiedevamo, perché avevamo solo il risultato delle prime, che fine avesse fatto la Gold, che era quella, diciamo, che quest'anno ha veramente fatto impressionato, certo, al di là della Wagner che ormai è conosciuta. Ebbene, non era nei primi posti dopo il corto, ma con un gran libero ha stravinto nel libero, è arrivata seconda nella classifica finale, quindi un'altra potenziale rivale di Carolina in Canada. Temibile, molto temibile anche questa. Un'altra del plotone giovane. Sì, anche perché gli Stati Uniti davvero ci contano tantissimo su Gracie Gold, come i canadesi contano tantissimo sulla loro giovane Kathryn Osmond, che tra l'altro nel Grand Prix è piaciuta tantissimo. Sì, esatto, esatto. Peter Liebert sul ghiaccio, Peter Liebert che ha ottenuto la decima posizione nella gara maschile. Peter Liebers ovviamente è entusiasmato, il pubblico della Dom Sport va con Whatever You Want, quando ci sono questi pezzi, no? Così coinvolgenti, anche il pubblico li segue, ma è stato un pubblico veramente, bisogna dirlo, che ha spesso accompagnato, applaudendo anche gli atleti in questi giorni di gare, e infatti gli stessi pettinatori hanno sempre detto di aver trovato un'accoglienza straordinaria, di essere stati anche a volte proprio aiutati nella gara, nei momenti anche di difficoltà ovviamente per qualcuno di loro, tanto. Sì, sì, è così, e poi particolarmente nel gara vengono apprezzati, che trascinano veramente il pubblico a pattinare con il pattinatore. Infatti Lisu da quest'anno, vedi che invita i primi quattro classificati
di diritto, diciamo, sì, al Galà. E poi si riserva un po' la scelta di invitare degli altri a caso, e sono, questi sono pescati proprio tra quelli che durante la stagione sono stati visti in giro con delle musiche particolari, dei numeri particolari, qualcosa che possa magari ravvivare un po' lo spettacolo, perché alla fine questo è un giorno di festa, sì, di festa, spettacolo. Si dimentica la gara e si passa invece a quella parte del pattinaggio che è bellezza pura e divertimento. E sul ghiaccio c'è la coppia che invece ci ha fatto stare un po' col batticuore, perché ovviamente avevamo il timore che potessero andare a rubare il terzo posto a Bertone Otrak. Non è affatto successo, perché Stefania Bertone e Ondra Otrak hanno ottenuto il punteggio di 187-45. Vanessa James, Morgan Cypress, la coppia francese che vedete sul ghiaccio con 178-81, è rimasta al quarto posto. Vanessa James, Morgan Cypress, quarti nelle coppie d'artistico, dove lo ricordiamo Stefania Bertone e Ondra Otrak hanno ottenuto un'importantissima medaglia di bronzo. Una medaglia di bronzo, Franca, che possiamo dire che brilla ancora di più perché è stato un podio incredibile, con Tatiana Volosovsar, Maxim Franco, Foro, i campioni europei che si sono ripetuti già da Sheffield, hanno ripetuto ovviamente la loro impresa, e poi i campioni del mondo, Aliona Savchenko e Romy Sorkovi. Sì, e non solo per quelli sul podio. Sopra, ma Kavaguti Smirnov, Stolbova Klimov, cioè, che hanno vinto diversi titoli europei. Stolbova Klimov l'anno scorso erano i terzi, era una medaglia di bronzo al campionato d'Europa. Certo. Quindi, diciamo che sia noi che i francesi sono un po' i due outsider che si sono imposti con forza. Ed eccola la nostra bellissima Valentina Marchei. È stata bravissima Valentina, terza nello short program, ce l'ha messa tutta per poter rimanere sul podio, ne è rimasta ai piedi, ma con che grinta.
Brava la nostra Valentina Marchei, devo dire Franca, ieri ha attaccato a tutto, ha provato anche cose che in gara non aveva mai fatto, giusto? Sì, esatto, esatto, del resto quella era la strategia, vista la Tutkamisheva così forte, così potente, si è deciso di attaccare tutto il possibile, lei aveva questo doppio axel triplo tolu che ha imparato solamente nei mesi estivi. E di fatto in allenamento ogni tanto lo faceva spesso, ma in gara non l'aveva mai proposto, e insomma andare a mettere un elemento così il giorno che hai la medaglia di bronzo nel corto sulle spalle e per la prima volta un europeo poteva essere rischioso, però lei era determinatissima, lo voleva fare a tutti i costi, mi ha detto no, io mi sento sicura, anche in allenamento la mattina li aveva fatti tutti, è andata giù, ha preso anche dei più su quell'elemento, per cui davvero molto molto bravo. Io penso che per lei questa sia veramente una grande soddisfazione, anche aver dimostrato di poter lottare, di poter mantenere anche la concentrazione in un momento di grande tensione, perché insomma è entrata sul ghiaccio per una medaglia. Sì, sapendo poi, scusami, che chi prima di lei aveva fatto una cosa stratosferica. Soprattutto Valentina da un anno a questa parte ha acquisito costanza, non ha più quegli alti e bassi che aveva nelle stagioni precedenti, è dall'europeo dell'anno scorso che ha delle performance molto molto alte di livello sempre e dei piazzamenti sempre molto buoni, e questo è un segnale, è il segnale più incoraggiante che ci possa essere. Ed ora andiamo a seguire insieme Caterina Ryazanova e Ilya Tashchenko, la coppia che nella danza ha ottenuto la quarta posizione, alle spalle dei nostri Anna Cappellini, Luca Lanotta.
E Caterina Riazanova, Ilya Tashenko, la coppia di danza russa che ha ottenuto la quarta posizione. Come diceva Franca, sicuramente la medaglia di Anna Cappellini e Luca Nanotte era la più attesa, quella che tutti pensavamo dovesse assolutamente esserci, però non è che fosse così scontata, perché davvero quando poi vai sul podio con Ekaterina Bobrova, Dmitry Solovyov, Elena Linik, Nikita Katsalapo, fa le spalle, hai questa coppia Riazanova-Tashenko che hai paura, insomma, che venga veramente sospinta verso il podio, insomma, non è stato facile anche a livello di tensioni. No, nel ghiaccio mai niente è scontato, diciamo così. Anche il pronostico più tranquillo si può sempre ribaltare al momento della gara, la nostra frase mitica, la gara è la gara, rimane sempre valida. Stavolta l'abbiamo usata poco, devo dire, perché tutti hanno veramente pattinato molto al di sopra delle loro performance. Non abbiamo visto grandi disastri e quindi non l'abbiamo usata tanto questa volta. E mentre Brian Joubert entra sul ghiaccio, è arrivata nella nostra postazione Valentina Marchei. Brian Joubert, davvero fantastico, bisogna dirlo, quarto in questo europeo. Benvenuta Valentina, tanto ci godiamo Brian Joubert e poi parleremo delle sue prove. Brian Joubert riesce sempre davvero a coinvolgere tantissimo il pubblico, lui è stato bravissimo, Valentina, perché comunque è vero, era terzo dopo lo short, ma è comunque riuscito a rimanere lì, come un po' è successo a te, terza dopo lo short, avete lottato entrambi e sei arrivata comunque quarta, bisogna dire hai fatto una cosa straordinaria, ma hai dovuto lottare ieri, veramente la tuta misceva ha fatto un libero della vita. Esatto, sì. Scusate per la voce. Sì, sento la stessa voce. Però purtroppo i festeggiamenti. Dato tutto, sì. Perché, no, non tanto i festeggiamenti, perché prima dei festeggiamenti era già così. Mi sono talmente parlata tanto durante il libro che ho esaurito anche la voce.
No, esatto, è una storia che già conosciamo. È ovvio che ieri a caldo ero un po' così giù di morale, però in realtà sono molto soddisfatta perché non potevo fare altro, ho dato il massimo, ho fatto il programma pulito, più di così non potevo fare. E hai inserito anche una combinazione, esatto, che non avevi mai provato in gara. Per la prima volta, esatto. Infatti è quella la cosa che mi rende più orgogliosa, il fatto che mi sia fidata molto dei miei allenatori e mi sia fidata di me stessa in quel momento. Sapevo che avevo una percentuale alta e perché no provarla insieme agli europei. Sei stata bravissima comunque anche a gestire la tensione, perché non è facile. Insomma, io ti ho visto dopo che hai ottenuto la terza posizione nello short program, quindi con la small medals conquistata, sei riuscita a gestire tutto con calma. Franca può raccontarvi un episodio. Cosa ha combinato? Prima del libro. No, sono riuscita a gestirla, però Franca e Rosanna sono state di grandissimo aiuto. Franca non ce lo vuole raccontare, cosa hai combinato? Niente, no. Cosa vuole dire? Nulla. No, insomma, la tensione era mille, ecco, la tensione era mille. Non è stato facile per niente, però ero pronta e mi sono detta, dai Vale, ora è il momento di far vedere, siamo in un momento in cui bisogna tirare fuori, no? No, e sei quindi... stata veramente brava, hai attaccato tantissimo, tra l'altro hai due programmi bellissimi davvero quest'anno, Valentina. Grazie. Non sono capace a giocare in difesa, onestamente. Io sapevo che solo in attacco avrei fatto un bel libro, quindi ho pensato di essere in fondo alla classifica e di dover rimontare. Ed è così che è uscito questo. Io lo chiamo il mio piccolo capolavoro perché è la gara di cui vado più fiera quest'anno fino adesso. È il miglior risultato della tua carriera, sì. Insomma, e voglio dire, di europei ne hai fatti quanti oramai? 9. 9, quindi. No. Sì, ogni volta è come se fosse la prima volta. Però questa è stata una bellissima esperienza, veramente. E porto a casa tanto, ho imparato tanto, ma soprattutto sono certa di essere arrivata ad un punto che da lì non si può più scendere, ma da lì si può solo salire. Quali sono i tuoi programmi, Valentina? Diciamo, la tua base oramai di allenamento è Detroit, sei con Luca Sato e Jason Dungeon. E ritornerò domenica, resto una settimana a casina con i miei genitori. Giusto, e poi domenica così ritornerò in America dove rincomincio la preparazione per i mondiali. Probabilmente farò anche una gara internazionale in mezzo, non siamo ancora certi, adesso vediamo come va la preparazione e la ripresa dopo gli europei, perché appunto mentalmente e fisicamente sono stati stressati. Pesanti. Esatto, si sente dalla voce, scusate. Però volevo ringraziare perché da casa mi hanno intasato Facebook, Twitter e il telefono, piena di messaggi, ringrazio veramente tutti, risponderò ad uno a uno, ce la farò, spero, in una settimana, però il vostro supporto mi è servito tanto, sia quello del pubblico qui che quelli a casa, mi sono sentita molto, molto amata, tanto affetto, tanto supporto, ma soprattutto tanti fan del pattinaggio. E quello non guasta mai. Bellissimo, noi devo dire che noi qui in telecronaca abbiamo fatto tipo il tifo da stadio. Infatti no, oggi l'ho ricordato tre volte. Perché... c'era Anna Cappellini, Luca Lanota, eravamo tutte le medaglie qui a supportarti, stavano. Cioè, infatti l'ho ricordato tre volte il programma, perché quando ho guardato dal Kiss and Cry, ho guardato su, era affollatissimo, allora stavo cercando di capire dalle voci chi c'era su. No, è stato bello, è bello perché siamo veramente una squadra unita. In questo europeo ne abbiamo avuto la conferma ed è stato veramente un bellissimo europeo ricco. Davvero, noi siamo felicissimi per te, abbiamo tifato tantissimo per te e naturalmente adesso mentre vediamo le immagini delle snowflakes di Zagabria, del pattinaggio sincronizzato, adesso ci sarà il momento di pausa qui al Gala Zagabria Dom Sportva per il rifacimento del ghiaccio. Allora noi su queste belle immagini ridiamo la linea a Torino per mandare in onda la pubblicità, una piccola perla di sport, e poi torneremo di nuovo in onda con il Gala da Zagabria per il campionato europeo di pattinaggio di figura 2013. A più tardi. Bentornati, bentornati alla Dom Sportova di Zagabria per seguire insieme la seconda parte dello straordinario gala di questo campionato europeo 2013, un campionato europeo
2013 veramente straordinario per l'Italia. Abbiamo sentito Valentina Marchei e ora vedremo sul ghiaccio tra pochissimo le nostre medaglie. Ci saranno Stefania Berton, Ondra Otarek, medaglia di bronzo nelle coppie d'artistico, poi ovviamente la nostra Anna Cappellini e Luca Lanotte, medaglia di bronzo nella danza, appena dopo questa giovanissima pattinatrice croata che stiamo vedendo insieme, e per andare a concludere con la regina d'Europa, Carolina Kostner. Con questo rock and roll, Tena Kopor ha un po' fatto tornare la grande atmosfera del galà qui alla Dom Sportova di Zagabria, un'atmosfera che per noi adesso diventerà ancora più straordinaria, perché stanno per entrare sul ghiaccio anche Anna Cappellini e Luca Lanotte. Anna Cappellini e Luca Lanotte davvero straordinari. Ieri parlavo con Anna nella piccola festa, bellissima festa che la federazione ha voluto fare per tutti gli atleti, per festeggiare tutti gli atleti. Allora ovviamente Anna mi diceva, insomma, non è stato facile, credimi, c'è stata tanta tensione, una cosa veramente fantastica. E allora aspettiamo di vedere. E sono sul ghiaccio la nostra medaglia di bronzo della danza. Che emozioni, Franca. Vediamo che numero presentano oggi, probabilmente qualcosa di molto diverso dalla Carmen del programma libero. Something to remember.
Anna Cappellini, Luca Lanotte, incantevoli sul ghiaccio, la nostra medaglia di bronzo della danza. Ieri Anna Cappellini e Luca Lanotte insieme a Stefania Bertone e Andrea Otter, che sono stati qui in mia compagnia per seguire insieme la gara di Carolina Kostner, una gara appassionante, bellissima, e oggi si sono investiti i ruoli perché è arrivata qui in postazione la nostra straordinaria campionessa europea Carolina Kostner. Benvenuta Carolina. Ciao Arianna, ciao. Hai realizzato, sì, che hai vinto il quinto titolo europeo. Sì. Sì. Hai detto che è stato il tuo titolo più difficile da conquistare, perché? Sì, in generale è stato sapendo anche che le erano tutte molto forti, e in più sapevo che io contenta. Ecco, una delle tue rivali è proprio sul ghiaccio, Elisabetta Tukhanisheva, ma possiamo dire che ieri è stato bellissimo vedere come sia lei che Avelina Sotnikova, che alla fine, io dico giustamente, ti sono piazzate alle spalle, ti guardavano come si guarda un mito, come si guarda qualcuno e dire quando diventerò io come lei, ma è giusto così. Sì, mi ricordano tanto quando io ero alla loro età. Io guardavo allora Michelle Kwan o Irina Slutskaya con grandissimi occhi, anzi le trovo già molto mature per la loro età. Mature, ma non hanno la tua classe ancora, non hanno la tua capacità veramente di interpretare. Ieri ci hai regalato un bolero straordinario, Carolina. Grazie. È difficilissimo quel programma, vero? Sì. L'ho sentito nell'ultimo minuto, i primi 3 minuti veramente sono stati fantastici, anche per me che stavo pattinando, sì, mi sentivo molto bene, poi l'ho sentito molto nelle gambe, tutta la settimana alla fine un po' mi ha tolto quell'energia che mi mancava per proprio portare a termine il programma, un programma pulito. Hai preso anche più di 9 nell'interpretazione, è un programma fantastico e tu sei veramente un interprete in quel programma, cioè ci si dimentica dei salti, ci si dimentica di qualunque cosa perché uno rimane incantato a guardarti. Grazie. Con la ridicola avresti voluto andare oltre il limite con la tua coreografa? Innanzitutto ci siamo divertiti un casino a montarlo, abbiamo guardato anche tanti video di balletti interpretati da Dejar, da coreografi molto conosciuti, e sì, ci divertivamo anche in sala di balletto per cercare di fare qualche movimento, di trovare delle ispirazioni, e poi sul ghiaccio lei è fantastica, è incredibile come riesce a tirare sempre fuori qualcosa in più. Io magari metto il limite lì e lei lo alza ancora un po'. Senti, i costumi sono bellissimi, hai scelto il nero, molto sensuale, molto particolare per il bolero, e poi ti abbiamo visto in questo vestito nuovo, questo costume nuovo che hai scelto per lo short. Sì, è un costume un po' più teatrale, sì. Bianco, rosso, cosa vuole significare? Cosa vuole raccontarci, Carolina? Ma sui fianchi ci sono 2 mani, è come se qualcosa cerca di acchiapparmi, ed è anche un po' la storia del programma. Hai fatto Jan Frankenstein nella storia del programma e l'aprile del diavolo. Mm-hmm, esatto. Quindi cosa ci rappresenti nel tuo short? Giovane donna che viene rincorsa da qualcosa, dal male, e nella vita vivi sempre dei momenti belli, dei momenti brutti, e alla fine cerchi sempre di, o almeno io sono un ottimista, cerchi sempre di fare il meglio. Hai festeggiato? Sì, abbastanza. C'erano i tuoi genitori, c'erano i tuoi caro fans che ti seguono sempre. Sì, è stato veramente
veramente bello vedere quante persone adesso ci seguono proprio anche alle gare. Abbiamo fatto festa con la squadra ieri sera tutti assieme, veramente bello. Quali sono i tuoi programmi, Carolina? Lo ricordiamo, un impegno importante che ti attende è quello di difendere il titolo di campionessa del mondo in Canada, London, Ontario. Sì, per adesso faccio 2 o 3 giorni di movimento all'aperto, niente, sì, di fare un po' di... Elisabetta Kukavishera. Recupero nel senso, in Germania e poi torno a casa per qualche giorno al weekend. Vuoi dedicare a qualcuno questa tua vittoria? Io ieri ho detto che dedico la medaglia a mio fratello Simon. Perché? Possiamo saperlo? Perché lui condivide questa mia stessa passione dello sport. Quando sono bambino, lo ammiro tanto per quello che sta facendo, quello che sta passando in Finlandia, studia, gioca a hockey, anche lui trova le sue. Anche lui una volta avrà la possibilità di partecipare a un mondiale. Osvajači, bronce nelle medaglie in categoria sport in squadra nazionale. Stefania Berton, Ondrej Kotarek. Grazie Carolina Kostner, andiamo a seguire insieme Stefania Berton, Ondra Otarek e poi avremo il piacere di vedere la nostra Carolina Kostner proprio verso la fine di questo straordinario gala. Thank you.
bellissimi, Stefania Berton, Ondra Otarek, davvero straordinari. Questa poi è un programma che quando lo presentano veramente trascina il pubblico e loro lo sentono tantissimo. Guarda Stefania, Stefania è veramente un portento, veramente straordinaria Franca. Guarda, questa esibizione l'ha voluta lei così tanto, si è studiata ogni minimo particolare del film, ha obbligato Ondra a guardarsi questo pezzo del film 2 miliardi di volte. Ma devo dire che aveva proprio ragione, perché la gente apprezza tantissimo, loro la sentono, la fanno bene, la patinano bene, è sempre un bel pezzo romantico e loro riescono a interpretarlo bene. E loro sono davvero fantastici e ci hanno regalato, posso dirti, forse una delle emozioni più forti, perché ti ripeto, è stata una gara veramente dura la loro, noi eravamo qui in apprensione veramente ad aspettare il risultato, e così come io sono molto contenta di dare il benvenuto sul ghiaccio a Michal Dresina, che finalmente davvero c'era sempre andata un passo, lo stiamo vedendo noi pronto sul ghiaccio mentre noi vediamo ancora le splendide immagini di Stefania Berton, Ondra Otarek, Dresina amico poi di Ondra. È bellissimo vederli anche entrare uno dopo l'altro, mentre qui ci sono i tuoi ragazzi fantastici. E una medaglia di bronzo all'alto. Vladi Osvajač, bronzane medaglie dolazi z Brna. Michal Dresina. Accattivante anche il suo programma, con New York, New York. Guarda, il pubblico è impazzito, veramente un ragazzo straordinario. Ieri era bellissimo vederlo, è venuto a festeggiare anche lui con la squadra italiana, perché è veramente un caro amico, giusto? È adottato, sì. È adottato. Sì, è stato bellissimo anche adesso sull'ingresso, lui e Ondra si sono passati la mano. Forti. Sì, c'è questo veramente, questo clima di grandissima amicizia, ma insomma poi ieri sera l'abbiamo visto,
al party, comunque stanno sempre tutti insieme, è divertente, è un momento anche per loro, no? Di condividere le gioie di una gara finita, per alcuni molto bene, per alcuni ovviamente appuntamenti rimandati, però alla fine si sta tutti insieme, si festeggia, devo dire, e hanno ancora voglia di ballare, di divertirsi. Ma dove la trovano tutta l'energia? Guarda, sono tanta adrenalina in corpo ancora che possono andare avanti tutta giorni. La notte, sì, sì. Infatti è un miracolo che siano qui a fare il gala. Esatto, ecco. Elena Linik, Nikita Katsalapov con i loro Ghost sono riusciti a fare un grande libero e sono saliti sul secondo gradino del podio della danza. Adele, Someone Like You. Devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour. Et comme il a tout près de lui à regarder mourir sa vie. C'est une histoire d'amour où pour nous deux le monde toujours semblait trop court. Tu vois, pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas. Elena Linik e Nikita Katsalapov, che è evidente che hanno deciso di cambiare la loro musica, ovviamente, che avevano annunciato, e molto belli, loro sono molto belli sul ghiaccio, bisogna dire, hanno una grande scorrevolezza, e penso che li vedremo sempre lì lì sfidarsi con i nostri Anna Cappellini e Luca Lanotte. Oramai questa sfida già l'anno scorso era diventata appassionante, sempre per il podio, sempre per un posto importante. Intanto comunque Anna Cappellini e Luca Lanotte sono splendidamente medaglia di bronzo proprio alle spalle delle Melini di Nikita Katsalapov, e poi l'oro è andato da Caterina Bobrova, Dmitry Soloviov. Questo per quanto riguarda la danza, e stiamo proprio guardando i particolari della coppia allenata da Morozov, che ha costruito questo libero veramente, che l'ha fatto così tanto discusso in questa stagione, troppe parti veramente parlate in questo Ghost, ed è stato ricostruito, come diceva Maurizio Margalli, in un attimo, quando ti dicono che qualcosa non va, oramai nell'era del digitale ricostruisci tutto all'istante. E andiamo a vedere Adelina Sotnikova, che devo dire ha fatto i programmi veramente puliti qui a Zagabria, mentre l'avevamo vista in grande difficoltà, come anche la stessa Petra Misceva, l'avevamo vista in difficoltà durante la stagione dei Grand Prix, evidentemente la
loro programmazione era stata fatta proprio per arrivare al top qui ai campionati europei di pattinaggio di figura. E come ha scritto, lo ricordo sempre, Andrea Bongiovanni sulla Gazzetta, so ci stiamo arrivando, queste sono le baby prodigio. Adelina Sotnikova, ovviamente l'atleta che più ci ha fatto impaurire ieri, perché era prima Adelina Sotnikova dopo il programma corto e tra l'altro veramente è andata vicinissima con il punteggio a Carolina, perché noi vedevamo crescere il punteggio e davvero non si fermava più, Franca. Sì, vero. Eravamo nel panico e poi alla fine, insomma, fortunatamente abbiamo potuto dire veramente che Carolina Kostner era di nuovo la campionessa europea. 194,71 per Carolina Kostner, 193,99 per Adelina Sotnikova. Capite perché siamo state veramente nel panico? È stata una sfida proprio all'ultimo decimo, però ce l'ha fatta con ancora due errori, quindi c'è molto margine di miglioramento nel programma libero e anche nel corto, perché c'è stata una caduta nel corto, certo. E perché comunque i componenti non sono stati valutati per come potevano essere valutati, quindi secondo me quel punteggio di Carolina può salire di molto, 15 punti in più tranquillamente. È sul ghiaccio Aliona Savchenko, Robin Salkovi hanno ottenuto la medaglia d'argento nelle coppie d'artisti. Sacred night, and I think to myself, yes.
Grandi applausi della Dom Spotova per Aliona Savchenko, Robin Solkovi, la coppia d'artistico che ha ottenuto la medaglia d'argento. Il loro What Wonderful World è stato veramente apprezzato tantissimo. Ieri li abbiamo anche visti in questi giorni, non erano molto ovviamente soddisfatti del loro risultato, erano una coppia sempre abituata a vincere, però questa volta la vittoria è andata Tatiana Volososhar, Maxim Frankov, che non vedremo ovviamente, e spiegherò ovviamente, nella finale e in questo gala finale, perché davvero è stata una gara difficilissima per Maxim, perché purtroppo domenica, proprio una settimana fa, Maxim ha perso il papà, una morte improvvisa, papà ha 62 anni, come ha fatto per via, per questa cosa è stata veramente scioccante. Maxim però ha voluto esserci, anche perché il papà ha sempre supportato Maxim durante questo suo percorso, questa sua straordinaria carriera nel pattinaggio di figure. Naturalmente appena finito il loro programma libero sono dovuti entrare di corso in Russia, perché c'è stato proprio il funerale del papà di Maxim, quindi davvero è stata una prova molto dura per questi due ragazzi, perché poi quando si vive sempre insieme come nelle coppie d'artistico si condivide veramente la vita l'uno dell'altro. Ed è stato però anche molto emozionante vederli vincere. Maxim guardava sempre il cielo alla fine, è stato veramente un momento toccante, e per questo loro oro ci rende comunque molto molto felici. Florent Amodio, argento. Finisce proprio così, guarda Florent Amodio come ha deciso di concludere il suo esercizio.
Direi che è anche piaciuto molto. Ma sì, questa è una musica, lui lo dice, io la sento tantissimo, è la musica che lui ha scelto di nuovo di avere nel suo show program, perché dice nella mia indole, io sono brasiliano di origini, ce l'ho nel sangue, mentre non riusciva ad entrare nell'interpretazione del flamenco che aveva scelto inizialmente per lo show. È stato bravo, è stato capace di ricostruire il suo ovviamente show program ed è tornato ancora una volta sul podio, questa volta medaglia d'argento. Ma ora, mentre noi stavamo guardando veramente la splendida performance, la divertentissima performance di Flora Amedeo, che veramente ha delle doti, delle capacità interpretative incredibili, la regia si sofferma ancora sul programma, Dio, ma sui ghiacci sono già pronte Caterina Bebrava e Dimitri Solovev, come adesso potete vedere, inquadrati da una luce a cuore, perché ve lo ricordiamo, il simbolo di questa città sono proprio i cuori, la città di un milione di cuori. E Caterina Bebrava e Dimitri Solovev sono i vincitori della danza. Caterina Bebrava, Dimitri Solovyov. Bella esibizione Dimitri anche Solovyov. Questa, davvero una bella coppia sul ghiaccio, elegante, capace di un bel pattinaggio, è sempre un piacere vederli sul ghiaccio. Anche loro hanno scelto un bel pezzo coinvolgente, lo stadio qua ormai pieno, veramente colmo oggi di Zagabria, apprezza naturalmente. E anzi chiede anche il bis che viene chiesto solamente ai primi classificati naturalmente. Abbiamo lì un attimo per recuperare e vediamo se poi ci concederanno un bis. Caterina Bebrava, Dmitrija Solovyeva. Eccoli qua.
Corvazzi, Europe, Complessi di Paramila. Di nuovo in pista. Ekaterina Bobrova, Dmitry Sovolev. E vediamo ora che cosa ci propongono. Solitamente sono parti del programma di gara. Vediamo se così sarà. E infatti è così. E questa è una parte della loro bellissima free dance. Finale proprio. Sì, è bellissima, devo dire, molto particolare questa loro free dance. A me piaceva dall'inizio della stagione, ammetto. Il loro programma e poi ovviamente la Carmen di Anna e Luca, che è veramente straordinaria, è un capolavoro la Carmen di Anna e Luca, è un'opera d'arte, come l'ho definita proprio in questi giorni, Franca. Sì, è veramente bellissimo, abbiamo spesso detto, però anche il loro programma è molto convincente. Sì, poi originale nella storia che vogliono raccontare. Hanno voluto veramente, ecco appunto, creare una storia che loro riescono a farci arrivare. E quando noi diciamo sempre che quando poi questo arriva a casa, ovviamente è importante. Ma voi avete visto il cambio? Chi esce? Chi entra? Entra la campionessa europea Carolina Kostner. Campionessa del mondo, campionessa europea per la quinta volta, con un pubblico che l'ha sostenuta in tutti questi giorni e lei l'ha anche ringraziato dai nostri microfoni. It's all so quiet.
un incanto sul ghiaccio, veramente è meravigliosa Carolina, è una campionessa europea meravigliosa, Franca. Io penso che anche in questo suo galà ci ha regalato un'emozione immensa, ha dimostrato tutta la sua classe. Ma è sempre più decisa, sempre più rifinita, è sempre più comunicativa, non solo con la musica, con i pattini, col ghiaccio, ma anche col pubblico. E sempre più ti dà l'idea che si diverta a pattinare. Ogni passo che fa ti comunica questa gioia di pattinare, che per una che è sul ghiaccio e che è ai vertici veramente del mondo da così tanto, è veramente bellissimo, undicesimo europeo. E la maturità di Carolina in questo momento è straordinaria, perché si vede, come dice Franca, proprio sul ghiaccio la sensualità, il suo divertirsi, il suo giocare con il pubblico. È bellissima. Carolina Costner, ha scelto poi questo pezzo così particolare, sono state inquadrate tutte le fans italiane, le signore italiane che sono venute fin qua. E ora, una parte del suo bolero. Questa è Carolina Costner, la magia sul ghiaccio, la bravura sul ghiaccio è straordinaria, veramente. Non so, tu ieri hai usato un aggettivo bellissimo, imperiale. Io voglio sperare che Carolina riesca ad avere nella stagione la forza di allenarsi bene, di arrivare in condizione ottimale per arrivare a tirare quest'ultima parte del programma con l'energia la dovuta necessaria, e questo programma secondo me farà Bolero 2 nella storia, vedrai. Bolero 2 veramente, sì, dopo quel ritorno di Ledin, e guarda, splendido, qualcosa di eccezionale, è bellissimo. Lei, quando l'ho incontrata la prima volta e mi disse che faceva il bolero, proprio questo, ho detto: non hai paura del confronto? Cioè, no, ma noi siamo due cose comunque diverse, e verrà benissimo. E qui c'è un altro interprete straordinario, Javier Fernandez, che ha festeggiato tantissimo, e secondo me si vede, un Javier Fernandez straordinario che viene qui a festeggiare il suo oro, il primo oro per la Spagna, la prima medaglia per la Spagna.
Sfinito, stremato, Javier Fernandez, e lui il campione d'Europa, veramente come ieri ha detto quando è venuto qui ospite in postazione, ha detto: il mio, voglio che sia un esempio per la Spagna, per tutti i pattinatori che vogliono seguire questo esempio straordinario. Veramente Javier è un ragazzo di una grandissima semplicità, ha avuto grande voglia di lavorare, plasmato, riplasmato da Brian Orser, che ne ha saputo davvero tirar fuori tutte le sue capacità. Anche lui c'è questo bellissimo programma di Charlie Chaplin nel libero, che lui stesso ha voluto assolutamente interpretare, perché c'erano già 2 anni che volevo fare questo programma, e alla fine aveva ragione lui, evidentemente, Franca. Certo, direi proprio di sì. Veramente in questo europeo straordinario l'unico grande dispiacere è di non aver potuto vedere nessuno dei nostri 2 azzurri in finale degli uomini. Paolo Bacchini proprio per un soffio non si è qualificato, Paolo Bonifacio Parkinson, il nostro campione nazionale, purtroppo non ce l'ha fatta, forse anche un po' l'emozione di venire a rappresentare per la prima volta l'Italia. Davvero questo è stato forse l'unico dispiacere, Franca, in un europeo straordinario che penso nel tuo cuore soprattutto rimarrà indelebile, perché la tua coppia, tu ci hai lavorato tanto con Stefania Bertone e Andrea Otter, ci hai creduto, l'hai creata tu, è un po' davvero tanto tua questa medaglia. Sì, è un qualcosa che rimarrà per sempre, che deve rimanere per sempre, e spero che sia un inizio e non certo un traguardo finale, ma è un passo importantissimo. Javier Fernandez, adesso con lui si conclude il galà, adesso ci sarà proprio la sfilata finale di tutti gli atleti, è davvero il momento di vedere tutte le medaglie insieme sul ghiaccio e di vedere tutti i pattinatori che per un soffio non sono andati sul podio, ma tutti ugualmente bravissimi. Non possiamo non dire che non ci sia stato un pattinatore che non ci sia piaciuto, perché comunque anche nei più piccoli, anche quelli che per la prima volta facevano il debutto all'europeo, abbiamo potuto apprezzare davvero la loro forza, la loro voglia di esserci. Non è facile mettersi in gioco, non è facile entrare in pista, non è facile cadere e rialzarsi, e il pattinaggio a tutti noi insegna anche questo, Franca. Tu lo ricorderai per sempre, noi lo ricorderemo veramente per sempre, perché è un europeo così veramente incredibile, con queste medaglie importanti. Noi speriamo proprio, come hai detto tu, che non sia un obiettivo centrato e finale, ma solo un punto da cui partire per tutti. Per Carolina, ovvio, lei è il 5º titolo europeo, e solo ancora di più la spinta di una consapevolezza di quanto lei sia brava, come hai detto tu, un programma che può crescere al mondiale, London, Ontario, davvero siamo sicuri che saprà difendere il suo titolo il suo titolo mondiale. Franca, siamo ai saluti finali, mentre c'è Dirty Dancing con tutti gli atleti. Grazie Franca, grazie per veramente aver fatto su e giù per le scale, come in questi giorni ti ho definito, grazie per essere stata qui come sempre puntualissima con i tuoi commenti, veramente, cosa dirti, senza di te il pattinaggio veramente non è il pattinaggio. Io ringrazio te per l'amore e l'emozione che hai quando vedi questo sport, che spero coinvolga tutti. Ringrazio tutti quelli che ci seguono sempre, so che sono tantissimi, la nostra pagina Facebook ha avuto tantissime visite, tantissimi commenti, e quindi avanti così, vorremmo rifare la stessa cosa anche per i mondiali di London, Ontario. Veramente emozioni infinite che continuano sul ghiaccio, e mentre sfilano i nostri pattinatori, naturalmente è il momento di
ringraziare tutti voi, di ringraziare chi in questi giorni ci ha aiutato per andare in onda, quindi la messa in onda di Torino, il Super di Torino, i ragazzi del Videografo di Roma, in questi momenti del pattinaggio che sono stati tanti, ci ha aiutato sempre il nostro assistente al programma Giorgio Sgarbi, per la segreteria organizzativa Silvia Mento di Milano, il palinsesto che ci ha aiutato a trovare tutto lo spazio possibile per mettere in onda su Rai Sport 2 questo sport meraviglioso. Rai Sport 2 davvero è diventato un po' il punto di riferimento per il pattinaggio di figura, non solo in Italia, anche ci seguono dall'estero, ci seguono veramente da tanti paesi, ci scrivono, noi siamo felicissimi di questo. Le emozioni infinite, davvero infinite, che questo sport ci regala, io spero di avervele trasmesse, scusatemi se forse mi emoziono troppo, ma io vivo con Franca, con gli atleti, questa gara, la sento ed è bellissimo essere qui a commentarla. Aspettiamo proprio l'ingresso dei nostri azzurri. Ed eccoli, eccoli Stefania e Ondra, mentre già hanno fatto la loro sfilata Anna Cappellini e Luca Lanotte. Loro hanno scritto la storia del pattinaggio perché hanno vinto la prima medaglia storica nelle coppe d'artistico e questo veramente rimarrà un sigillo su questo europeo di Zagabria. Zagabria, la città azzurra, più azzurra di così. Azzurra di così non si poteva, questo Dream Team italiano questa volta veramente ha colpito. E in attesa di vedere entrare la nostra Carolina Kostner, vi ricordo i campioni europei di questo europeo di Zagabria: Carolina Kostner per le ladies, Tatiana Volososcher, Martin Frankhoff per le coppie d'artistico, Ekaterina Bobrova, Dimitri Soloviov per la danza e Javier Fernandez per la gara maschile. Ma un grazie a tutti gli atleti azzurri, naturalmente meraviglioso bronzo Anna Cappellini e Luca Lanotte, meraviglioso bronzo per la coppia d'artistico Stefania Berton, Ondra Otrecht, splendida quarta posizione per Valentina Marchei, un bacio e un incoraggiamento a Roberta Rodeghiero che non ce l'ha fatta a qualificarsi, stessa cosa per Paolo Bacchini e Paul Bonifacio Parkinson, grande risultato per Charlene Guignard, Marco Fabri nella danza, nona posizione, così come per l'altra coppia d'artistico Nicole Della Monica, Matteo Guariso, Guarise, nona posizione, in bocca al lupo ragazzi, noi vi auguriamo di poter sfilare così al centro della pista come stanno facendo i campioni europei Carolina Kostner, Javier Fernandez, e questa è una coppia d'oro che sta sfilando sul ghiaccio. Che coppia! Che coppia! Grazie, è il momento dei saluti, grazie Franca Bianconi. Arianna, grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta. Arrivederci alla prossima volta, davvero grazie a Rai Sport che mi ha permesso di essere qui a raccontarvi queste splendide emozioni. Da Arianna Secondini, grazie, grazie a tutti voi che ci seguite, al calore che ci dimostrate, grazie tantissimo per averci seguito. Godetevi questo ballo finale, sono i campioni europei di Zagabria 2013. Grazie, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.